di governo aperto, nuovi scenari e prospettive per l'Italia, un tema rilevante per le nostre iniziative di livello nazionale, per il ruolo che l'Italia sta giocando in questo periodo a livello internazionale e per le prospettive future del governo aperto. Quando mi date l'ok dalla regia, possiamo iniziare con i lavori e posso introdurre il primo relatore. Iniziamo oggi un ciclo di interventi volti a informare gli stakeholder interessati su quello che stiamo cercando di attuare, è un processo aperto alla partecipazione di tutti gli interessati per arrivare a costruire il nostro prossimo piano nazionale per il governo aperto. Credo che ci sia già la possibilità di iniziare e quindi vorrei dare la parola per primo al dottor Sauro Angeletti, direttore generale del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'Ufficio Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Comunicazione, che ha nel portfolio recentemente creato un ufficio di nuova creazione, anche la tematica fra le altre politiche rilevanti per le riforme del settore pubblico, anche quella del governo aperto. Quindi darei la parola al dottor Sauro Angeletti per l'intervento di apertura dei nostri lavori odierni. Grazie Sabina, buongiorno a tutti e bentrovati in questo primo webinar che, come è stato anticipato, è il primo di una serie di cinque finalizzato a comunicare e partecipare le attività di creazione della strategia nazionale sul governo aperto nelle amministrazioni pubbliche e nel nostro paese. Ho un problema di visualizzazione e ho perso in questo momento le slide che mi dovevano servire come base di partenza per il ragionamento. Eccole qua. Allora, se passiamo subito a quella successiva. In questo primo webinar noi diciamo, riflettiamo attorno alla strategia sul governo aperto nel nostro paese nell'ultimo decennio. È una riflessione ovviamente prospettica che è propedeutica alla realizzazione di un approfondimento di carattere generale finalizzato alla costruzione del quinto piano nazionale del governo aperto. Questa strategia nasce su impulso su una spinta internazionale e sappiamo tutti che è partita già 10 anni fa e quindi questo è il primo decennio di lavoro e di affinamento progressivo affinché la politica della partecipazione, della consultazione, della trasparenza, insomma della condivisione degli obiettivi e dei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche aperta agli stakeholder si sta consolidando. È una politica nel nostro paese, quindi relativamente giovane, perché voi sapete che per le politiche pubbliche un decennio, ahimè, è un tempo breve. Ciò nonostante, su questo fronte molto, molto si è fatto grazie alle iniziative specifiche delle amministrazioni che di volta in volta hanno collaborato nella definizione di un piano nazionale di open government, che voi sapete è un piano biennale di carattere trasversale, e cioè un piano che raccoglie i contributi e le iniziative di varie amministrazioni nel nostro paese. L'impegno dell'Italia è in qualche misura certificato, tra virgolette, anche dalla rilevanza internazionale su questa politica pubblica che noi interpretiamo come fattore abilitante delle altre politiche di riforma nel nostro paese, e questo riconoscimento è testimoniato dal ruolo di co-presidente del Comitato Direttivo di OGP che il nostro paese a partire dal 2022 ricoprerà insieme a Aidan Jacuzze, che è rappresentante della società civile, perché questa strategia coinvolge gli esponenti del mondo e della società civile, quindi una strategia che ha una doppia conduzione.
Questo webinar porta avanti il lavoro e le riflessioni che noi stiamo facendo in vista della creazione di un nuovo piano nazionale. Il quarto piano nazionale si è concluso a luglio, come vi dicevo i piani sono biennali, e abbiamo attivato prima di luglio ovviamente un percorso di creazione del nuovo piano secondo dei principi che sono tipici di quella della politica di cui stiamo parlando. E cioè il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse e la progettazione di un percorso di co-creazione. Perché co-creazione? Perché è una politica, quella del governo aperto, che vive sulla base del contributi della società civile, che sono l'ingrediente qualificante per migliorare le politiche e le decisioni delle amministrazioni pubbliche. In questa prospettiva, per la redazione del prossimo piano nazionale, che dovrà essere predisposto entro dicembre, abbiamo previsto la co-creazione di una strategia nazionale per il governo aperto, quindi la creazione di una strategia con il massimo di apertura, il massimo di coinvolgimento dei nostri portatori di interesse, il cui contributo è veicolato, e convogliato, approfondito e dibattuto nell'ambito di un forum multi-stakeholder che è la sede di questo lavoro di coprogettazione, che vede presenti i rappresentanti della società civile, ma anche i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. Questo intendiamo come processo di co-creazione, quindi non la produzione di un'iniziativa più o meno, perdonatemi, autoreferenziale delle singole amministrazioni pubbliche, ma la definizione di iniziative, interventi, azioni ed obiettivi che nascono appunto da una riflessione per quanto possibile condivisa. Lo scenario di riferimento per la declinazione di questa strategia nazionale è quello del PNRR, ovviamente il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, per la sua rilevanza fondamentale per gli investimenti e per gli interventi che realizzeranno le amministrazioni pubbliche, costituisce un forte catalizzatore anche della politica di cui stiamo parlando. E quindi il PNRR, dal nostro punto di vista, è lo scenario di riferimento, il quadro all'interno del quale noi ci muoviamo, ma allo stesso tempo la politica del governo aperto è uno strumento di comprensione, di partecipazione e di visibilità e trasparenza di quanto le amministrazioni pubbliche realizzeranno attraverso l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo nostro primo appuntamento è il primo, scusate la ripetizione, di una serie di incontri che sono finalizzati a favorire la partecipazione dei portatori di interesse in questo processo di co-creazione della strategia per il quinto piano nazionale. L'obiettivo è quello della condivisione di conoscenze, della messa a fattor comune di contributi e di riflessioni sugli scenari e sulle prospettive future del governo aperto nel nostro paese e nell'attuale contesto. Quindi una riflessione allargata e serena anche su quello che di questa strategia ha funzionato in passato, sugli aspetti positivi della sua implementazione, ma anche sugli ambiti di miglioramento. Il primo di una riflessione sotto forma di webinar, quella che abbiamo attivato oggi, seguiranno altri quattro appuntamenti che avranno un approfondimento verticale su alcuni temi specifici che sono fondamentali per la nostra strategia, che sono quelli della partecipazione, della trasparenza e l'integrità, l'innovazione digitale inclusiva e la difesa dello spazio civico. Io ho già terminato la mia introduzione perché l'obiettivo del mio intervento era finalizzato semplicemente a fornire il contesto di riferimento di questo webinar, gli obiettivi e il metodo di lavoro che ci siamo prefissati. Il programma di oggi prevede una serie di importanti interventi. Il primo è del dottor Bellantoni, direttore dell'unità Governo Aperto e Spazio Civico dell'Ocse, che interverrà sul tema Governo Aperto a livello internazionale, il punto di vista
dell'Ocse, seguirà Francesco Mureddu, direttore di Lisbon's Council, che interverrà sul metodo e strumenti di co-creazione per l'attuazione del governo aperto. La parola quindi passerà all'avvocato Ernesto Bellisario, che peraltro fa parte della task force sul tema dell'OGP che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha costituito per diciamo lavorare in maniera più attiva e più profonda sui temi dell'amministrazione aperta. L'avvocato Bellisario traccerà un bilancio dei primi 10 anni di partecipazione d'Italia e lo stato dell'arte e le prospettive future della presenza del nostro paese nell'ambito dell'OGP. Seguirà uno spazio destinato a domande e interventi dei partecipanti che saranno moderati dalla dottoressa Bellotti, che è il POC, Point of Contact nazionale dell'OGP. Vi ringrazio per la partecipazione e per l'interesse che avete mostrato a questa iniziativa. Ringrazio infine, ma non per ultimo, il Formez, che è il nostro partner istituzionale nell'attività che stiamo portando avanti su questa politica pubblica, che è finanziata al momento a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Anche questa collocazione non è secondaria, non è banale, perché dà il senso di come interpretiamo noi questa politica, cioè un fattore abilitante della capacità amministrativa delle nostre amministrazioni pubbliche e al tempo stesso il catalizzatore dei processi di riforma della pubblica amministrazione. Non una politica verticale che sta per conto proprio, ma una politica che è trasversale a tutti gli interventi di riforma, una politica che costituisce quindi uno specifico valore aggiunto per innovare la nostra pubblica amministrazione. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie Sauro, grazie per questo primo intervento che ha introdotto questo nostro lavoro di oggi in un contesto più allargato, sia di livello nazionale che internazionale, riportando alcune informazioni importanti relative al ruolo dell'Italia, quello che stiamo facendo anche in collaborazione con molti altri partner stranieri. E passiamo ora al cuore di questo webinar. L'idea appunto è quella, con questo ciclo, di allineare le informazioni di contesto che possono essere utili a tutti i portatori di interesse che vogliano contribuire a questo processo di co-creazione che abbiamo avviato e che avrà uno sviluppo da qui a dicembre, proprio per la definizione del prossimo piano. E il punto di partenza di questa analisi ci è sembrato importante averlo proprio dall'Ocse, perché l'Ocse sta da anni occupandosi di questa tematica del governo aperto, ha prodotto delle specifiche raccomandazioni per i paesi interessati a questo tipo di politica, e proprio in questo periodo, in quest'anno, sta avvenendo qualcosa di importante, una prima valutazione attraverso un survey che ha coinvolto tutti i paesi che hanno aderito a queste raccomandazioni per capire qual è lo stato dell'arte, quindi sia quali sono i risultati che si sono ottenuti, sia quali possono essere le difficoltà comuni. È molto importante, proprio nella logica del governo aperto, avere questa capacità di dialogo, di scambio con gli stakeholder interessati. Quindi con piacere che do la parola ad Alessandro Bellantoni, che ci porterà un primo sguardo, diciamo, su quello che l'analisi e i dati raccolti stanno portando alla luce. Prego Alessandro. Buongiorno, grazie Sabina, buongiorno al dottor Angeletti, agli altri partecipanti a questo primo seminario, buongiorno al pubblico e grazie anche al Formez per l'invito. Ovviamente per me è sempre un doppio piacere parlare in Italia, insomma, uno perché chiaramente sono italiano, due perché insomma l'Italia è stata e continua a essere tra gli attori principali del movimento, diciamo, internazionale relativo al governo aperto, e la nomina, insomma, nello steering committee dell'OGP chiaramente ne è l'ultimo, insomma, riconoscimento in tal senso. Se possiamo mettere la presentazione. Allora, quello che cercherò di fare rapidamente in 10 minuti è dare un po' l'idea di cosa sta facendo l'Ocse a 10 anni dal lancio dell'Open Government Partnership, ma in un'ottica anche un po' più ampia, perché insomma ovviamente i paesi dell'Ocse lavoravano sulle questioni fondamentali e sui principi del governo aperto ben prima che l'OGP
fosse creata, però in maniera appunto disgiunta e senza, non sotto insomma, il concetto unificante di open government. E tipicamente quando inizio i seminari in una lingua che non è l'inglese, tipicamente in francese o in spagnolo o anche in italiano, è sempre importante fermarsi un secondo sulle definizioni, perché ovviamente tutto il movimento di open government subisce un po' l'influenza culturale dell'inglese, però è bene chiarire cosa intendiamo quando parliamo di government, quando parliamo di governance e quando parliamo di accountability, perché sono parole che vengono spesso lasciate in inglese, ma in realtà hanno un significato importante. Uno dei motivi, soprattutto a 10 anni dal lancio dell'OGP, per cui continuiamo a dire government, governo, e non, per esempio, amministrazione, come all'inizio, per esempio, i francesi avevano scelto di fare, è perché quando si parla di open government si parla sì dell'amministrazione, ma si parla anche del ruolo dell'esecutivo, dei ministri, del presidente, in una visione, diciamo, olistica dell'applicazione di questi principi. Quindi si è lasciato il concetto di governo aperto e non di amministrazione aperta per ricordarci e ricordare agli attori di questo movimento, appunto, che l'accezione riguarda non solo amministrazione, ma anche gli altri aspetti, gli altri attori, appunto, dell'ambito democratico. L'altro aspetto è quello relativo alla governance. Ancora una volta, purtroppo, non c'è una traduzione immediata, insomma, in italiano di governance, ma è importante sottolineare il passaggio, di cui immagino voi tutti sappiate benissimo, però è importante per me ricordare che siamo passati da un concetto di gestione pubblica, un concetto di governance qualche adesso decennio fa, proprio perché volevamo includere nel concetto di governance non solo gli aspetti di attuazione delle politiche che sono una responsabilità dell'amministrazione, ma anche il quadro normativo, il quadro delle politiche pubbliche, e soprattutto tutti i vari attori, portatori di interesse, eccetera, che vivono e si muovono nell'ambito della governance. E infine, la traduzione più facile, il concetto di accountability, che di fatto è l'atto di rendere conto del proprio comportamento da parte dei funzionari pubblici, ma anche degli eletti e dei membri del governo ai cittadini. Con queste definizioni in mente, l'OCSE ha creato appunto una definizione di che cosa significa open government per i paesi OCSE, e questa definizione è stata approvata da tutti i paesi membri, e l'abbiamo appunto definito l'open government una cultura della governance della Repubblica, che promuove i principi di trasparenza, integrità, accountability e partecipazione delle parti interessate a supporto della democrazia e di uno sviluppo inclusivo. Uno degli elementi interessanti, diciamo, dell'ottica di 10 anni di implementazione delle politiche di governo aperto è che, per esempio, stiamo discutendo all'interno dell'OCSE e dei suoi paesi di cambiare la definizione e, oltre a mettere stakeholder, che appunto in inglese è parti interessate, mettere qualcos'altro, e non si è ancora trovata un accordo, perché vogliamo che ci sia un elemento di cittadinanza, l'importanza della presenza dei cittadini in quanto detentori di diritti nella democrazia, ma anche delle persone che abitano nei nostri paesi e che non hanno la qualifica di cittadini. Quindi per essere inclusivi stiamo ragionando come poter ampliare la definizione per dare il messaggio che i principi di governo aperto si applichino a tutti gli abitanti di un territorio all'interno di una democrazia. Prossima slide. Ovviamente andrò più rapido su quelle successive, mi sembrava importante. Ecco, nel 2017 l'OCSE ha approvato questa raccomandazione sul governo aperto, approvato dal Consiglio dell'OCSE e quindi di tutti i suoi paesi membri, ed è il primo strumento legale internazionale che definisce appunto che cos'è il governo aperto e che cosa i paesi che si vogliono ispirare a questo principio debbano fare. Questo è definito in 10 diciamo regole che trovate nella raccomandazione, ed è sulla base di dell'attuazione di questa raccomandazione da parte dei paesi membri che
Quest'anno abbiamo raccolto dei dati da parte di tutti i paesi e pubblicheremo il primo rapporto che fa un po' il punto su 10 anni di governo aperto e 3 anni di implementazione della raccomandazione OCSE, che come vedete qui poi ha anche aderenti al di là dei membri dell'OCSE, Argentina, Brasile, Marocco, Romania e Tunisia. E stiamo al momento discutendo anche con la Giordania. Prossima slide. Ora, uno dei punti fondamentali, diciamo, della discussione di oggi all'interno dell'OCSE è proprio come muoversi da un governo aperto a uno Stato aperto. E questo è un po', diciamo, fa il seguito a quello che dicevo prima. Se prima abbiamo supportato come OCSE il passaggio da amministrazione a governo, adesso vogliamo supportare il passaggio da governo a Stato. E questo fondamentalmente perché, come voi sapete benissimo, la maggior parte dei piani d'azione dell'OGP sono piani d'azione che riguardano l'esecutivo e la sua amministrazione. Ci sono pochissimi parlamenti coinvolti, pochissimi livelli di governo, diciamo, più bassi, regioni, province, città. Quindi stiamo cercando di ampliare il più possibile, insomma, l'ambito di attuazione dei piani di Stato aperto, così anche da includere organi autonomi, eccetera. Insomma, l'idea è che tutto lo Stato dovrebbe ispirarsi a questi principi, ogni istituzione poi col suo mandato, le sue competenze, la sua autonomia, come ovvio che sia. Prossima slide. Quindi questo, insomma, è il primo obiettivo. L'altro, quelle che noi chiamiamo le frontiere del governo aperto, sono: uno, lo sviluppo di indicatori di processo, ma soprattutto di impatto, di cui vi parlerò subito dopo questa slide. L'idea di affiancare ai piani d'azione OGP delle vere e proprie strategie di governo aperto, che servono un po' a innalzare il livello e l'importanza e la visione integrata e olistica delle azioni di governo aperto in un paese, il ruolo che lo spazio civico ricopre sia come elemento abilitante per l'implementazione delle politiche di governo aperto, ma anche perché purtroppo in questo momento, come vedrete, la situazione non è ottima e quello che un tempo veniva dato per scontato come contesto, diciamo, di implementazione di queste politiche inizia a essere a ridursi, come gli spazi di civici cominciano a ridursi, così. Questa è la vulgata internazionale. E il quarto punto è come spingere un po' l'innovazione e andare un po' oltre, diciamo, delle consultazioni classiche e anche magari solo monodirezionali o bidirezionali, e creare invece dei spazi di co-creazione e co-attuazione delle politiche pubbliche. Prossima slide. Ora accelero un pochino, ovviamente ci sarà poi il tempo nella fase, insomma, di conversazione alla fine delle presentazioni per entrare più nel dettaglio. L'aspetto importante sul discorso degli indicatori è chiaramente che la maggior parte, e questo, insomma, lo saprete benissimo anche voi, dei piani d'azione UGP e delle in generale delle iniziative di governo aperto, di Stato aperto, dei paesi membri dell'OCSE, sono soprattutto focalizzati su migliorare i processi. E c'è pochissima analisi e raccolta dati sull'impatto di questi processi. Quindi da una parte non vogliamo sminuire l'importanza di questo, aprire alla trasparenza, alla partecipazione, all'accountability, eccetera, i processi dell'amministrazione o dei governi è fondamentale ed è e deve rimanere una priorità di tutti i paesi membri dell'OCSE, in generale tutti i paesi nel mondo, però è per questo stiamo elaborando quella che noi chiamiamo una dashboard, una specie di cruscotto in cui ci saranno tutti i dati relativi ai processi dell'open government, però vorremmo andare oltre e sviluppare quello che noi chiameremo l'openness index, che guarderà appunto all'impatto di queste iniziative. Prossima slide. Questo è un po' come vorremmo strutturare quindi il lavoro. La Governance of Open Government Dashboard è questo cruscotto in cui ci sono gli input e i processi che i paesi mettono, diciamo, nell'ambito dello Stato aperto o delle iniziative di governo aperto o Stato aperto, un openness index che guarda agli effetti di questi processi e poi dei veri e propri indicatori di impatto che ne valutino appunto l'efficacia per promuovere la democrazia e la crescita inclusiva. Prossima slide. Ora,
tanto per dare un po' di anticipazione di questi dati. Ora, questi sono dati preliminari, dovranno ancora essere validati da tutti i nostri paesi membri nei prossimi mesi, li pubblicheremo a fine anno o inizio anno prossimo, però per darvi un'idea, per esempio, una delle cose che abbiamo voluto vedere era come il programma di governo aperto del paese, diciamo, quale fosse il suo ruolo all'interno di un ecosistema più ampio in cui esistono altre iniziative internazionali che mirano e che spingono i paesi ad andare nella stessa direzione. In questo caso guardiamo l'esempio dell'Italia, di quelle che noi abbiamo catalogato come le iniziative più importanti, l'Italia è membro di tre, il che dimostra una centralità del ruolo dell'Italia e all'interno dell'Open Government Partnership, ma una possibilità magari di ampliare il lavoro su queste tematiche in altri contesti specifici, come quelli dell'open data o della trasparenza nel settore delle costruzioni, eccetera. Prossima slide. Un altro è, abbiamo investigato su quali sono gli ambiti del governo aperto e dei principi sottostanti che sono oggetto di corsi di formazione all'interno della pubblica amministrazione centrale dei paesi OCSE. E per esempio l'Italia ha corsi di formazione su accesso all'informazione, open data, partecipazione e tecnologie digitali, non ancora su libertà civiche, media e open government come, diciamo, per sé, come area di lavoro specifica. Questo riflette anche il fatto che alcune di queste questioni sono diventate di primaria importanza in alcuni paesi OCSE recentemente, dovuto agli sviluppi, insomma, politici all'interno del paese, e magari sono aree che tradizionalmente non necessitavano attenzione da parte delle scuole di formazione dei paesi membri. Prossima slide. Questo più specificamente è se esistono delle linee guida pratiche date ai funzionari pubblici, ancora una volta rispetto agli specifici argomenti che contribuiscono all'agenda nazionale di governo aperto. E qui invece l'Italia è presente praticamente su tutti, e come, insomma, la maggior parte dei paesi membri, non ancora appunto su Open Government in quanto area in sé e nella gestione dell'Open Government in maniera integrata, ma questo è anche un riflesso del fatto che in Italia, per esempio, al momento non c'è una politica nazionale di Open Government, ma c'è il piano d'azione dell'OGP, che però è delegato alle specifiche amministrazioni e nei loro ambiti di competenza. Prossima slide. Ora, l'altro ambito e l'altro elemento su cui noi stiamo spingendo fortemente all'OCSE è lo sviluppo di una vera e propria strategia di governo aperto, di cui parlavo adesso. Crediamo che uno dei vantaggi, ma anche dei limiti dei piani d'azione dell'OGP, è che, essendo appunto piani d'azione, tendono ad essere frammentati. Ogni amministrazione sviluppa un'azione legata alle proprie esigenze, che è stato anche l'elemento di successo dei piani d'azione dell'OGP. Quello che sembra mancare da un'analisi fatta sui dati che abbiamo raccolto è proprio questa visione d'insieme su come le varie iniziative di governo aperto, di Stato aperto, possano collaborare, possano creare sinergie e soprattutto come tutte insieme portino il paese verso appunto una direzione di maggiore democrazia o crescita inclusiva, che sono i due, diciamo, obiettivi principali dei lavori dell'OCSE. Ovviamente non c'è molto già esistente in questo ambito, sono pochi paesi che si sono mostrati disponibili fino adesso a sviluppare una politica di governo aperto. Stiamo lavorando con la Finlandia, il Costa Rica, alcune realtà subnazionali in Canada e in Germania. A noi sembra un po' la frontiera per alzare il livello di consapevolezza, sia politico ma anche da parte dei cittadini, siamo contenti, insomma, che ci siano comunque dei segnali che questa cosa inizi a essere compresa nell'ambito anche dell'OGP, e abbiamo ricevuto nuove richieste di collaborazione dai paesi che vedete sulla destra della slide. Prossima slide.
Ora, ovviamente le strategie di Open Government non possono che non essere insomma complementari ai piani d'azione dell'OGP. Da una parte, in alcuni paesi, come per esempio la Finlandia, sono diventate una delle azioni, lo sviluppo di una strategia è diventato una delle azioni del piano OGP attuale del paese. E d'altro canto, avere una strategia nazionale su 4 anni o magari anche di più, come altre strategie che ha fatto l'Italia su 10 anni, 15 anni, potrebbero dare una visione strategica di come tutte le varie iniziative possono contribuire a raggiungere gli obiettivi scelti. Prossima slide. Prossima slide. Acceleriamo un po', se no prendo tutto il tempo di oggi. L'altro aspetto importante è quello sullo spazio civico. Purtroppo la situazione non è ideale, noi vediamo lo spazio civico al di là delle libertà fondamentali tipiche come accesso all'informazione, libertà d'associazione e di espressione, eccetera. Lo vediamo proprio come un insieme di elementi che permettono alle politiche di governo stato aperto di essere realmente attuate in un paese. Quindi questo riguarda anche la libertà dei giornalisti, l'indipendenza dei media, la possibilità per la società civile di operare, ricevere fondi e per i cittadini di partecipare. Insomma, è una visione olistica di come lo spazio civico sia e dovrebbe diventare, diciamo, la base su cui poi le politiche di governo aperto e di Stato aperto vengono disegnate e implementate. Prossima slide. La situazione purtroppo nel mondo non è ideale. Negli ultimi 10 anni la qualità dello spazio civico, secondo per esempio i dati riportati da Giornalisti Senza Frontiere, è quasi dimezzata. I paesi OCSE fanno un po' meglio che i paesi che il resto del mondo, ma il problema esiste. Lo spazio per la libertà di stampa e per l'accesso all'informazione si sta riducendo invece che migliorare, nonostante il successo dell'OGP e delle politiche di governo aperto, il che è un segnale allarmante di disgiunzione fra le politiche di governo aperto da una parte e la realtà sul campo di giornalisti o attivisti. L'Italia, diciamo, da una scala da 0 a 20 rispetto alla possibilità dei giornalisti di accedere alle informazioni e avere informazioni sulle fonti dei dati che richiedono rispetto a degli eventi specifici, i giornalisti italiani intervistati hanno dichiarato che siamo a 8 su 20, quindi non una situazione ideale. Prossima slide. Facciamo però, come vedrete, meglio rispetto al contesto in cui i giornalisti e la stampa, per esempio il grafico a sinistra è gli attacchi diretti che ricevono e quello a destra è i poteri che hanno di investigazione. Qui i giornalisti italiani si sono posizionati insomma nel 25% alto insomma della classifica, però ancora una volta la situazione mondiale non è buona, il trend è negativo, quindi chiaramente è impensabile ipotizzare uno stato aperto in cui la stampa e i giornalisti non possono pienamente insomma fungere il ruolo di controllo e di investigazione. Prossima slide. Un altro aspetto che stiamo guardando è quello della presenza di portali di partecipazione. L'Italia ovviamente ne ha uno, che è considerato una buona pratica internazionale. Non è così diffusa la presenza di portali, diciamo, a livello nazionale nei paesi OCSE. A livello mondiale è abbastanza diffusa. Il problema qui diventa un problema di qualità e di uso e che tipo di interazioni i cittadini possono avere su questi portali. Dati che non ho messo in questa slide, ma che abbiamo visto, è che la maggior parte di questi portali sono di informazione, alcuni di consultazione, pochissime sono le istanze di partecipazione e coproduzione di politiche o iniziative. Prossima slide. Prossima slide. Per finire, stiamo cercando appunto, proprio nell'ambito di questo discorso sui portali, di portare avanti appunto un discorso un po' più ampio sul fatto che la partecipazione cittadina deve andare oltre la consultazione, e anche la consultazione dovrebbe essere fatta in maniera migliore, ma portando un po' di innovazione ci siamo in questo settore, ci siamo focalizzati per esempio sulle pratiche deliberative,
che iniziano a crescere in termini di numero a livello OCSE, c'è un trend positivo, soprattutto in alcuni ambiti specifici come la pianificazione urbana o le tematiche legate al clima o alla salute pubblica. Purtroppo, secondo il nostro ultimo sondaggio, l'Italia non ha ancora diciamo cavalcato quella che noi chiamiamo l'onda della deliberazione, ed è probabilmente un ambito di cui si può discutere per il futuro, perché ci sembra che questo sia insomma un po' uno degli aspetti più interessanti per andare un po' oltre la dinamica amministrazione pubblica, governo e Stato da una parte, cittadini dall'altra, e creare invece un ambito in cui il cittadino possa giocare un ruolo attivo all'interno delle dinamiche democratiche. Prossima slide. Esatto, così come pensavo. Quindi questo è un po' il quadro degli ambiti su cui ci concentriamo. Ovviamente resto a disposizione per discuterne in più dettaglio più tardi. Grazie. Grazie Alessandro anche per la velocità. Gli elementi che hai introdotto sono molti e di molto interesse per noi. Sicuramente una cosa posso sottolinearle immediatamente, che è forte la consapevolezza fra, diciamo, non soltanto dal lato del governo, quindi del Dipartimento della Funzione Pubblica in questo caso, ma anche degli stakeholder che maggiormente hanno collaborato nel decennio. L'Italia è da un decennio partecipante all'iniziativa OGP, come è stato ricordato, e la consapevolezza della necessità di definire una strategia nazionale. Quindi una delle decisioni che abbiamo già assunto nel processo di co-creazione che è in corso è proprio quella che è uno degli impegni che vogliamo inserire, perché non si fa una strategia nazionale in poco tempo e perché abbiamo deciso di volerci, come dire, arricchire di un forum multi-stakeholder più ampio con delle regole di funzionamento. Quindi noi abbiamo in nuce questo soggetto che sta operando, ma vogliamo evolverlo qualitativamente, quantitativamente, e quindi uno degli impegni del nostro prossimo NAP sarà quello di definire questa strategia nazionale. Quindi posso così dare un primo feedback dicendo che siamo molto in linea con quelli che sono gli obiettivi che l'OCSE si è dato. Ci interessa molto anche questo discorso di poter disporre di strumenti comuni come il dashboard, come l'open index, come l'indicatore di impatto, perché ovviamente è molto importante tutto questo per misurare poi la nostra capacità di andare nella direzione che è stata data. Quindi ti ringrazio, voglio ricordare a tutti, non l'ho detto all'inizio, mi scuso per un'apertura un po' rapida, alla fine degli interventi di scenario che abbiamo dato ci sarà la possibilità per qualcuno, se vuole intervenire o per fare delle domande. Le domande potete già inserirle anche eventualmente rivolte ad Alessandro Bellantoni nella chat, e poi dedicheremo una mezz'ora finale proprio anche per questa interlocuzione che consideriamo importante. Grazie Alessandro. Vorrei introdurre il prossimo relatore, il dottor Francesco Mureddu, che invito a venire in video. È direttore del Lisbon Council. Abbiamo detto, è stato già ricordato dal dottor Angeletti, che la nostra riflessione voleva anche essere una riflessione sui metodi per il governo aperto, perché noi stessi ci dobbiamo attrezzare nel modo migliore per poter condurre, portare a conclusione questo processo di co-creazione che abbiamo iniziato. Quindi vorrei dare la parola a Francesco Mureddu, che però non vedo in video, spero che sia presente. Prego. Ci sono. Prego, non la vedevo, buongiorno. Prego, a lei. Salve a tutti e grazie mille al Formez per questo invito. Mi chiamo Francesco Mureddu e sono direttore del Lisbon Council, che è un think tank di base a Bruxelles, che è stato stabilito per supportare la Lisbon Agenda nel 2003, quindi Lisbon Council proprio per quel motivo. E Lisbon Council supporta la Commissione Europea e diversi Stati membri in diversi temi che riguardano la digital policy, il governo aperto e gli open data. E più di recente Lisbon Council ha iniziato un impegno serrato nello sviluppo di progetti Horizon 2020 prima e Horizon Europe in futuro, tutti progetti che puntano allo sviluppo di strumenti di co-creazione
co-creazione di policy, co-creazione di public services, ma anche strumenti che, progetti che puntano alla creazione di strumenti per la visualizzazione e il riuso degli open data. In particolare due progetti dove sono presenti anche in realtà italiane a livello di città sono Spotted, quindi Satellite Open Data for Smart City Services Development, che è un CEF appena iniziato, che vede come protagoniste la città di Milano e la città di Napoli, e The Sido, Evidence and Crowd for More Informed and Effective Policies, che è un Horizon 2020, che vede invece come protagonista la città di Torino. Quindi diciamo che la nostra attività può dare degli spunti sicuramente al governo italiano, all'amministrazione pubblica italiana, su quali sono le linee di sviluppo sia nel campo della ricerca ma soprattutto nel campo dell'innovazione tecnologica che possono appunto essere fatte proprie ed essere seguite anche a livello centrale, dal livello quindi di sistema paese, ma che già al momento sono appunto implementate da realtà importanti a livello nazionale, come appunto tre delle quattro più grandi città della nostra nazione. Un altro studio che è molto importante, che verrà pubblicato da poco, è l'Impact Assessment Study on the List of High Value Datasets della Commissione Europea, quindi che è stato coprodotto da Lisbon Council e da Deloitte. L'idea di questo studio è quello, diciamo, di studiare qual è l'impatto in termini di riuso di dati di quelli che vengono chiamati high value datasets, e sono una serie di dataset che la Commissione Europea nella sua Open Data Directive e poi diciamo nelle rivisitazioni della propria Open Data Directive ha quindi considerato come strategici e come di maggior valore. Quindi anche quello è appunto un risultato. I risultati appunto di questo studio sono molto importanti per capire quali sono le linee di sviluppo dell'Italia nel futuro e quali sono, diciamo, i database e i tipi di database che l'Italia dovrà aprire in futuro, diciamo in maniera più pronunciata. Per quanto riguarda il progetto Decido, Decido, se vogliamo, anche perché gli iniziatori sono tutti di nazionalità italiana, questo progetto verte, diciamo, la creazione di strumenti, quindi di soluzioni tecnologiche nel campo del data analytics e nel campo del cloud, che sono appunto co-creati attraverso la partecipazione dei cittadini e dei stakeholders principali. Quindi in pratica le comunità che fanno parte di questi pilots sono coinvolte sia dal punto di vista della generazione dei dati, sia dal punto di vista dell'analisi dei dati, sia dal punto di vista della co-creazione degli strumenti proprio attraverso i quali le politiche vengono create. Quindi qua potete vedere il tipico policy cycle, dove abbiamo appunto agenda setting, quindi identificazione dei problemi che devono essere affrontati, design del policy, implementazione e monitoraggio e valutazione della politica. Quindi vedremo successivamente come appunto nei pilot del progetto Decido c'è proprio una co-creazione da parte dei cittadini in diverse fasi del policy cycle. E questo chiaramente porta da una parte alla generazione di nuove idee che non sono considerate a livello centrale, dall'altra parte c'è proprio un miglioramento nei processi di produzione delle politiche e soprattutto c'è un maggiore trust e un maggiore buy-in delle politiche da parte dei cittadini. Un altro punto che è fondamentale per quanto riguarda il governo aperto e che è oggetto di studi a livello europeo, a livello di paesi membri, ma anche a livello di progetti di ricerca e innovazione, è quello del riuso dei dati. Quindi da una parte definire qual è veramente l'impatto economico della data economy, e in questo senso l'impatto economico di rilasciare dei dataset che poi possono essere riusati da piccole e medie imprese, possono essere riusati da businesses che attraverso quei dati creano dei nuovi prodotti, creano dei nuovi servizi,
D'altra parte il fatto che i servizi pubblici migliorano la propria performance chiaramente quando aprono i propri dati è che sono, e questi dati poi possono essere usati per creare e per testare le policy, quindi per migliorare il policy making in generale. Chiaramente abbiamo ovviamente anche dei benefici che sono dal punto di vista più sociale, quindi trasparenza dei governi, accesso alle informazioni pubbliche, e un miglioramento del management delle risorse. E poi, come vedremo, un punto molto fondamentale è quello del riuso di questi dati nella ricerca e nell'innovazione. Questo è uno, diciamo, dei risultati che vengono dal nostro studio sugli high value dataset. Questo, appunto, la fonte di questa tabella è l'Impact Assessment Study. E in questo studio abbiamo fatto una raccolta dati attraverso interviste, e queste interviste vertevano appunto a comprendere quali fossero i tipi di dati che devono essere aperti in Italia nel futuro, quindi qual è la priorità per l'apertura dei dati e quindi quali sono i dati che sono more valuable, quindi più di valore, e che quindi devono essere aperti prima. Quindi, come possiamo vedere dagli interviewees, che sono tutti degli esperti italiani che lavorano all'interno e anche all'esterno della pubblica amministrazione, i dati che sono diciamo più importanti e che quindi l'apertura di dati che deve essere prioritizzata sono sicuramente i dati sulla mobilità, i dati sulle aziende, quindi su ownership e sulle caratteristiche delle aziende, e poi i dati di Earth Observation fondamentalmente per management delle risorse ambientali e per la sostenibilità ambientale. Un altro punto veramente importante è che i dati aperti sono veramente la benzina dell'artificial intelligence. Come sappiamo, gli algoritmi di machine learning hanno bisogno di molti dati per quello che viene chiamato training. Quindi aprire i dati è molto importante per la ricerca e per lo sviluppo, perché è possibile attraverso questi dati aperti avere dei livelli di training superiori. Un esempio è quello, per esempio, della pubblicazione dei dati degli open data sul COVID-19, sono stati poi riusati per fare il training di algoritmi di artificial intelligence, e questi algoritmi di artificial intelligence sono poi stati usati per prevedere il diffondersi della malattia, prevedere l'impatto delle politiche per contrastare la malattia. Un esempio è dato da Kaggle, che è anche chiamata CORD19, che è una piattaforma di machine learning e data science che appunto ospita l'Open Research Dataset su COVID-19 e che è stato usato da migliaia da 128.000 diciamo articoli, nella produzione di 128.000 articoli. Un altro esempio è quello diciamo di Alibaba, che ha aperto i dati, ha posto diciamo dei dati aperti, soprattutto nelle prime fasi dell'outbreak pandemico in Cina, e quindi sono stati, attraverso questi dati aperti, sono stati sviluppati diversi algoritmi che poi sono stati usati appunto per la cura per la diagnosi del COVID-19. Altri casi molto interessanti, di cui appunto stavo parlando, sono i casi applicativi a Milano e a Torino. Quindi Milano è un pilot del progetto Spotted, quindi un CEF Open Data che coordino personalmente e che ha appena iniziato. Quindi attraverso questo progetto l'idea è quella di creare una piattaforma che analizzi e possa anche fare delle predizioni sull'impatto economico e sociale delle trasformazioni, delle iniziative di trasformazione di tipo green. Quindi l'idea è quella di usare questa piattaforma come un decision support system, quindi come un tool che viene usato dal Comune di Milano per sviluppare politiche nel campo ambientale. In particolare lo sviluppo di questa piattaforma si pone all'interno del progetto Forestami,
che è un progetto che prevede l'impianto di 3 milioni di alberi per il 2030 e l'idea è quella di coinvolgere i cittadini sia nella co-creazione della piattaforma e del Decision Support System, quindi nella co-creazione proprio del modello di analisi, sia chiaramente nell'uso dei dati e nella fornitura di dati. E i dati di partenza che verranno usati nello sviluppo di questa piattaforma sono tutti dati aperti che sono già stati resi disponibili dalla città di Milano. Quindi l'idea è quella di avere alla fine del pilota un tool per la predizione dell'impatto di politiche di sostenibilità all'interno, a livello cittadino. Un altro caso interessante è quello di Torino, che è un caso studio ed è un pilot all'interno del progetto Decido o Decido. In pratica l'idea è quella di implementare un decision support system che venga usato dalla protezione civile per gestire l'emergenza in caso di inondazioni nel parco di Mesino. Quindi il parco di Mesino si trova fondamentalmente in una zona che è soggetta a inondazioni. Quindi l'idea è quella di usare dati satellitari, dati e modelli idrometeorologici e dati dall'Agenzia regionale dell'ambiente, in modo da sviluppare algoritmi di artificial intelligence che possano appunto aiutare a predire quando può avvenire appunto la prossima inondazione e soprattutto quali zone della città, della campagna possono essere interessate da questa inondazione. Chiaramente anche qua c'è un elemento di co-creazione dal punto di vista della policy molto importante, perché da una parte i cittadini quindi parteciperanno al pilota e stanno già partecipando al pilota per la creazione delle dashboard, creazione dei servizi di analytics, d'altra parte i cittadini partecipano al pilota anche fornendo dei dati, perché forniscono appunto delle informazioni circa lo sviluppo di inondazioni precedenti e i danni che queste inondazioni precedenti hanno causato. Quindi tutti questi dati poi verranno resi pubblici come open data e potranno essere anche riusati per altri scopi. Quindi l'idea appunto di fondo è quella di creare un modello predittivo che aiuti la protezione civile a comprendere come l'inondazione si sviluppa e quali sono appunto i danni e quali sono le zone che possono essere danneggiate di più dall'inondazione, in modo da poter coordinare con più efficacia i soccorsi. Quindi questi sono dei tipici esempi dei lavori che stiamo svolgendo adesso. Altri lavori che abbiamo svolto in passato sono il supporto alla presidenza estone per lo sviluppo della Tallinn Declaration on e-Government. E in ogni caso, questa è la mia mail, sentitevi liberi di mettervi in contatto con me quando ritenete, e sono a disposizione per le vostre domande. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Moreddu. Molte, molte le informazioni, ma sicuramente un concetto molto chiaro, che ha ragione l'OGP e siamo d'accordo molto noi in Italia, che la trasformazione tecnologica deve essere inclusiva, perché tutti questi casi dimostrano che per ottenere un vantaggio e una vera apertura e un utilizzo a vantaggio della vita e della qualità di vita e della qualità delle democrazie, non basta avere, come dire, delle tecnologie avanzate, bisogna saperle utilizzare coinvolgendo i cittadini. Lei ha parlato dell'importanza, per esempio nei casi citati, della fornitura di dati che deve arrivare, quindi l'importanza, i dati aperti probabilmente non sarebbero tali se non con la partecipazione di chi in maniera aperta li raccoglie e li comunica. Quindi questo è un importante messaggio che abbiamo ricevuto dall'America già da molti anni, quando si iniziavano le prime Fix My Street, le prime iniziative di intervento delle municipalità
basate sulle segnalazioni dei cittadini, quindi sulla possibilità di raccogliere dati in tempo reale, dati anche massivi rispetto alla possibilità di conoscere bene le esigenze del territorio. E poi però anche la partecipazione ai pilota, quindi un doppio ruolo importante che può vedere coinvolti sia i cittadini, diciamo la cittadinanza in senso lato, sia la cittadinanza organizzata, gli stakeholder, le organizzazioni, gli enti del terzo settore che possono ben rappresentare gli interessi della popolazione facendosi attori partecipi attivi anche di queste iniziative, di questi pilota, perché non è che tutti i cittadini hanno la possibilità sempre, come dire, di dedicare del tempo a queste attività. Sicuramente è importante, lo ribadisco, stiamo parlando di una innovazione digitale inclusiva, che è quello che mi fa piacere riscontrare, che ci sono molte municipalità così importanti in Italia che sono avanzate e desiderano avanzare ancora di più in questa prospettiva, perché proprio perché secondo me si sono resi conto di qual è il valore aggiunto di lavorare in quella direzione. Quindi un'organizzazione come la vostra è sicuramente utile per l'expertise che ha maturato nel tempo, e così come aiutate e supportate attività e progetti della Commissione europea, siamo felici di sapere che supportate anche le nostre municipalità. Qualcuno giustamente ha chiesto di ottenere le sue slides in lingua italiana. Voglio rassicurare i partecipanti che anche per quanto riguarda quelle del dottor Bellantoni, che probabilmente insomma per la rapidità sia lui che Francesco Moreddo non hanno potuto procedere a produrle in italiano, ma ci pensiamo noi e ve le facciamo avere in italiano, di modo che per chi ha delle difficoltà, però è un segnale questo, è un segnale dell'importanza che una lingua che veicola contenuti immediatamente noti e che girano nel mondo è, soprattutto per chi opera nel settore pubblico e per chi si occupa di politiche pubbliche, un elemento fondamentale ormai, perché diciamo così si interagisce, così si agisce in tempo reale. Mi ha colpito il numero di articoli, 128.000 articoli su Open Data e Covid che lei ha citato. Sappiamo quanto come cittadini l'aver agito a livello mondiale, l'interconnessione delle sedi scientifiche di ricerca possa aver aiutato allo sviluppo rapido dei vaccini che ci stanno progressivamente piano piano liberando dall'incubo della pandemia, ma sicuramente questi dati danno un'idea di che cosa significa quando diciamo che bisogna lavorare in maniera interconnessa e quindi saper lavorare anche in inglese. Quindi questo è un messaggio che do a tutti i colleghi che ancora da questo punto di vista non sono riusciti ad attrezzarsi. Il futuro è oggi e dobbiamo parlare più lingue per riuscire a interagire nel modo migliore. Grazie anche per Francesco Moreddo, se ci sono domande poi torniamo nella fase terminale, perché una domanda c'è stata, ma vorrei chiudere lo scenario con l'intervento di Ernesto Belisario, uno degli esperti, l'esperto senior direi del governo aperto, delle politiche di governo aperto a fianco al Dipartimento della Funzione Pubblica, perché lui ha avuto fin dall'inizio diciamo un po' questo ruolo di accompagnamento delle nostre riflessioni e delle nostre attività, e quindi a lui cedo ora la parola per parlare di 10 anni di partecipazione dell'Italia all'OGP, Stato dell'Arte e Prospettive Future, quindi per calare dalle considerazioni di carattere generale che abbiamo fatto finora sul terreno propriamente nostro e dirvi qual è lo stato dell'arte delle nostre attuali riflessioni. Prego Ernesto. Dunque, buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto i colleghi di FP e Formez. Vi chiedo conferma che di qui a qualche secondo possiate visualizzare le poche diapositive che ho preparato. Date conferma? Sì, si vedono, ti vediamo e ti sentiamo bene e vediamo almeno la copertina delle tue slide. Prego Ernesto. Perfetto, grazie mille. Ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi che ci sono, poi provo a non ripetere cose che chi è venuto prima di me ha già detto. Io ho il compito di provare a ragionare appunto sugli 10 anni di Open Government. Faccio una piccola e veloce premessa. 10 anni di Open Government, in realtà l'Open Government è qualcosa di ben più, a livello di elaborazione dottrinale, ben più risalente. Io in questa slide ho riportato questo primo saggio della George Washington Law Review che parla appunto del principio dell'Open Government. Addirittura questo saggio è antecedente al FOIA statunitense
Firenze, che come voi sapete è del 1966. Quindi fin da decenni si ragiona di governo aperto come metodologia di governo, come metodologia di funzionamento di istituzioni democratiche e di relazione con gli utenti. Dobbiamo fare grande attenzione a pensare che il governo aperto nasca questo è il grafico che viene utilizzato tradizionalmente per descrivere le diverse azioni che rientrano nelle politiche di governo aperto. Dobbiamo evitare di pensare che questo sia qualcosa di assolutamente recente, quindi all'inizio del 2010, del 2011, in particolar modo con riferimento alla creazione, alla fondazione dell'Open Government Partnership. Che cosa succede? Qual è lo scatto? È che dal 2010 in avanti, e quindi grazie anche alla fondazione di OGP, quei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione a cui si è fatto più volte riferimento potevano contare, e questo è stato anticipato anche nell'intervento prima di me, su strumenti tecnologici che consentissero davvero l'apertura, l'inclusione dei processi decisionali e l'effettività del principio di trasparenza amministrativa. Che cosa è successo in questi primi 10 anni? Che anche in Italia, e qui facciamo un punto sullo stato dell'arte che molti dei partecipanti sicuramente già conoscono, l'Italia nel corso dell'ultimo decennio, oltre ad aver aderito già dal settembre 2001 alla partnership, ha in seno appunto al contesto OGP già predisposto e in qualche modo concluso l'attuazione di 4 piani di azione nazionali, l'ultimo dei quali, tanto per fare un esempio, ha visto il coinvolgimento di circa 60 amministrazioni. Diverse sono state le attività portate avanti nel corso di questi 10 anni, alcuni progetti che hanno avuto anche un qualche riconoscimento internazionale vi vedete inseriti all'interno di questa slide, del progetto Open Coesione, Open Coop, i portali nazionali di dati aperti di partecipazione, le iniziative legate al registro dei portatori di interesse e la settimana dell'amministrazione aperta. Quindi OGP, questi 10 anni sono stati una palestra di sperimentazione, questo possiamo dircelo, di sperimentazione del governo aperto. La sensazione, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale, è che in questa sperimentazione si siano apprese alcune lezioni che riguardano sia il metodo che il merito del processo e dei processi di governo aperto da poter utilizzare nel prossimo futuro. Tra l'altro, tra i risultati e le esperienze che comunque dobbiamo segnalare, cioè la creazione del forum Open Government come a partire dal terzo action plan, che sicuramente rappresenta un'esperienza alla luce della quale capire come proseguire, come andare avanti. L'idea è che fin qui giustamente gli action plan abbiano contenuto alcune azioni che in qualche modo rappresentavano esperimenti di governo aperto più o meno significativi. L'idea è che a questo punto lo scatto dei piani possa essere non più di essere la raccolta onnicomprensiva di tutte le azioni di governo aperto, fermo restando che ormai i principi del governo aperto sono principi assolutamente nell'agenda di tutti i governi, di tutti i consessi internazionali. Quindi quello che era pionieristico nel 2011 e nel 2012, quando ricordo partecipai al primo summit OGP a Brasilia, oggi
ovviamente più, non dico raggiunto, perché naturalmente dobbiamo essere realisti, non abbiamo pienamente attuato i principi di governo aperto, ma una discussione ed un confronto di diversi attori, anche la sensibilità istituzionale dal livello centrale al livello locale, passando per la presenza sempre più professionale e consapevole delle organizzazioni della società civile, ci dice che ormai il terreno è saldo, le iniziative di governo aperto sono diffuse su tutto il territorio nazionale, stratificate tra i diversi livelli amministrativi, e quindi non ha senso continuare a ragionare di un piano in cui tutte le azioni di governo aperto debbano entrare dentro. È invece fisiologico pensare ad un'evoluzione dei piani quali luogo non solo di collaborazione privilegiato, grazie alla creazione, è stato anticipato più volte anche prima da Sabina Belotti, del Multi-Stakeholder Forum, ma che i nuovi piani di azione siano particolarmente esemplificativi e sfidanti. In questo senso va la call to action che è stata lanciata nell'ambito del contesto del DOGP, quella legata appunto a Open Response e Open Recovery. Tutti i paesi del mondo, tutte le società si stanno in questi mesi e nei prossimi anni confrontando con l'uscita, ci auguriamo tutti, dal contesto pandemico, e quindi è evidente che il governo aperto da politica di settore deve diventare più che altro il metodo con cui dare una risposta ai problemi della società e alle sfide delle nostre democrazie. È stato detto dai relatori che mi hanno preceduto, mi avviso, con risvolti assolutamente interessanti e completi, e quindi sicuramente l'open government deve connotare queste azioni che, per quanto riguarda l'Italia, significa in particolar modo l'apertura del processo a cui si è fatto cenno, legato appunto al piano nazionale di ripresa e resilienza. Sicuramente al centro delle prossime azioni di governo aperto, altrimenti non sarebbe credibile un impegno di governo aperto in questo momento storico, abbiamo l'opportunità di promuovere azioni volte ad inserire i principi di governo aperto all'interno dei processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, naturalmente definendo anche tutti i meccanismi che consentono la partecipazione e la condivisione con i cittadini e con gli stakeholder, in primis attraverso la creazione di questo forum multi-stakeholder, visto come luogo di incontro, di confronto e di co-creazione, stando a quello che ci è stato detto precedentemente. Naturalmente poi il terzo livello di lavoro dei piani di azione è quello legato alla trasparenza, all'accountability dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intensificando tutti i meccanismi di controllo civico. Questo tipo di azione, questo tipo di interpretazione, passatemi il termine, del governo aperto nel contesto nazionale, appunto appare particolarmente coerente con quella che è la cornice internazionale, in cui appunto i principi del governo aperto all'obiettivo di risolvere i problemi della società. Pensiamo a quanto la trasparenza, ad esempio, può fare per la lotta alla disinformazione e a quelle che vengono contraddistinte con le fake news. Naturalmente pensiamo a quanto possono fare, soprattutto dopo il Covid, abbiamo parlato di tecnologie digitali, quanto possono fare politiche che consentano che gli spazi digitali siano davvero inclusivi. In questo momento sapete tutti qual è questo è anche un tema di grande dibattito generalista nel nostro paese, oltre naturalmente a parlare di cultura dell'integrità e quindi di prevenzione della corruzione, che è un tema sempre cruciale quando si parla di processi di spesa particolarmente importanti come quello che stiamo affrontando. Quindi ho provato e sono davvero alla fine del mio intervento, tranquillizzo che all'onere della moderazione, dalla
palestra dei primi 10 anni e dei primi action plan, quello che ha funzionato e quello che no, l'idea è che dopo 10 anni sia possibile aprire in un contesto internazionale di maggiore consapevolezza, fuori dall'epoca del pionierismo, un'azione sistemica che consenta appunto di introdurre il governo aperto non come azioni episodiche, ma come principi metodologici tipici dell'azione di quelle che sono le istituzioni ai diversi livelli. Io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente resto in attesa e a disposizione per ogni domanda e integrazione. Spero di essere stato nei tempi. Grazie, grazie Ernesto. Sì, avevamo deciso di dedicare all'incirca una mezz'ora a possibili domande. Stanno arrivando domande un po' complicate, nel senso un po' lunghe da sintetizzare, da leggere, quindi magari chiedo aiuto a chi volesse ancora porre domande di provare a sintetizzare un po' il messaggio, altrimenti diventa difficile avere il tempo di leggere, comprendere e passare la palla a chi è in grado meglio di me o può essere in grado meglio di me di dare risposta. Quindi vediamo se riusciamo a recuperare la prima, a partire dalla prima domanda che è stata posta. Mi sto perdendo ora. Allora, sì, c'è una domanda sul quadro, c'è una domanda che è relativa all'empowerment, alla relazione che possono avere gli strumenti e le strategie di governo aperto con la partecipazione civile, intesa come istanze sociali. La domanda l'ha proposta Rosetta Alberto. La fase concertativa può essere pensata anche come un volano di empowerment comunitario endogeno? Credo sicuramente diciamo di essere in grado di rispondere sul fatto che almeno la visione che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha della partecipazione degli stakeholder e della necessità di arrivare a un forum multi-stakeholder, quindi di passare dal forum del governo aperto che abbiamo già creato dal 2017, abbiamo più di 100 organizzazioni della società civile, alcuni enti di ricerca e osservatori che hanno aderito da un lato, e dall'altro lato abbiamo il gruppo delle amministrazioni che hanno via via nel tempo partecipato e si sono coinvolte nei diversi NAP. È chiaro che ogni azione in questa direzione di qualificazione e di facilitazione dei percorsi di partecipazione noi la vediamo nella logica dell'empowerment, proprio del creare un know-how diffuso dentro quello diciamo della società rispetto a quelle che sono il concetto di governo aperto e l'importanza di sapere come chi è interessato a partecipare possa partecipare. Una delle azioni che verrà realizzata quest'anno e nell'anno prossimo a fianco alla definizione del nuovo NAP è anche quella, abbiamo appunto una collaborazione con Formence, la nostra in-house, con un progetto molto ampio che prevede una serie di azioni anche come questa iniziale di webinar, ma anche azioni ancora più sul versante della formazione, della creazione di una cultura condivisa di quello che è la nostra idea di governo aperto. Ha fatto bene Alessandro Bellantoni a ricordare che a monte di tutte le iniziative di partecipazione a livello OCSE non sempre esiste una definizione chiara di che cosa sia il governo aperto, anzi direi che è una definizione in evoluzione in qualche modo. L'Italia finora non ha mai messo nero su bianco una propria definizione. Uno degli oggetti di questa strategia comune nazionale che vogliamo mettere in piedi è proprio quello di partire dal condividere una nostra definizione che parta dal contesto italiano, che parta dalla qualità della capacità che hanno i nostri enti del terzo settore di partecipare, dalla qualità del volontariato che abbiamo. Ogni contesto nazionale ha le sue peculiarità interne che gli consentono o meno di agire sul versante del governo aperto con un'accelerazione maggiore o minore, con un percorso più o meno lungo. Noi lavoriamo già da 10 anni, abbiamo costruito, come ha ricordato ora Ernesto Belisario, una serie di risultati consolidati e vogliamo procedere in quella direzione, quindi sicuramente l'idea è quella di andare in quella direzione. Una seconda domanda parlava del contesto internazionale e qui magari può entrare in campo Alessandro Bellantoni, che già vedo al mio fianco, diceva se rispetto al quadro internazionale tendenzialmente poco confortante, in particolare sulla dimensione effettiva di azione dello spazio civico per la partecipazione,
che ruolo può avere il PNRR, quindi in particolare poi si fa riferimento al decreto semplificazioni, quindi a come l'Italia si sta muovendo nella direzione anche dell'attuazione del PNRR, dei contenuti del PNRR per aprire, semplificare, rendere diciamo più aperta la possibilità di partecipazione anche appunto dei cittadini e delle imprese. Se vuoi da questo punto di vista, Alessandro, dire qualche cosa in generale su come appunto anche l'area della semplificazione è una leva importante nei governi che cercano di fare governo aperto come l'Italia. Prego. Grazie Sabina. Sì, effettivamente su questa domanda mi ero in particolare scritto un piccolo appunto. È veramente fondamentale fare una differenza forte fra semplificazione e deregulation, che avevo un po' la sensazione che nella domanda si parlasse anche di rischi di semplificazione, si collegasse semplificazione a avanzare più velocemente, eccetera. Allora, chiaramente questa è una distinzione fondamentale, la semplificazione è sempre benvenuta, la deregulation dipende dai casi ed è un altro tipo di intervento. E rispetto invece in generale al PNR, ovviamente è l'opportunità più importante che in questo momento i paesi, insomma, sicuramente i paesi europei, l'Italia hanno per fare quello che poi diceva anche Ernesto, cioè di passare un po' oltre la fase sperimentale e rendere i principi di governo aperto semplicemente i principi normali con cui l'amministrazione lavora. Chiaramente in un contesto di disponibilità di fondi così importante, è chiaro che i principi della trasparenza e della partecipazione non dovrebbero essere i principi fondamentali per l'attuazione del piano e soprattutto mi piaceva anche la riflessione che faceva un altro partecipante su l'importanza di questi processi come un elemento di empowerment soprattutto dal basso. Assolutamente sì, anche come dicevi tu Sabina, ma non solo quello, noi stiamo veramente cercando di ragionare su un'idea di spostare la definizione e l'asse del potere lontano dall'amministrazione verso i cittadini. E, le politiche e le iniziative deliberative sono un po' questo, cioè spostano veramente il focus, cambiano il ciclo della politica e inseriscono una fase in cui non solo si discute e si consulta, ma si decide. E chiaramente il PNRR potrebbe avere un impatto enorme su come spingere questo settore che in Italia è ancora un po' più lento rispetto a altri paesi come la Germania o i paesi del nord Europa, dove non a caso anche da più tempo si lavora sulla semplificazione sia della lingua che delle procedure. Quindi onestamente questo potrebbe essere proprio l'occasione di mettere insieme tutta una serie di vari filoni che fino adesso hanno caratterizzato l'impegno italiano in materia di open government e farli tutti confluire sotto l'ombrello del PNRR. Alessandro, sì, volevo aggiungere che effettivamente questo tema della semplificazione, che è un passaggio importante ma che può spaventare gli stakeholder dal punto di vista della necessità di azzerare alcune o modificare alcune delle regole che sono state almeno nel nostro paese introdotte nel corso dell'ultimo decennio dal punto di vista degli obblighi di trasparenza delle amministrazioni. Siamo in una fase in cui dobbiamo riuscire a valutare i costi e i benefici delle azioni pubbliche. Non possiamo permetterci di perdere molto tempo, abbiamo di fronte anche un periodo reso più complesso dalla grande fase di uscita ci sono moltissimi pensionamenti, abbiamo un problema di organici nel settore pubblico. Voi sapete che anche uno dei temi portati avanti dal ministro Brunetta che è fondamentale è quello di avviare, attivare concorsi e procedure che portino il know-how che è necessario per attuare il PNRR, ma soprattutto anche per sostituire il know-how e l'esperienza in uscita delle amministrazioni pubbliche. Uno degli ambiti su cui abbiamo già grosse difficoltà è quello della sanità, ma non è certamente l'unico, perché questo è un trend che sta attraversando tutto il settore pubblico. Quindi c'è la necessità insieme, ed è per questo che i processi di cooperazione hanno un enorme valore in questa fase storica, perché si tratta anche di ripensare un po' ai modi di funzionamento del settore pubblico, si tratta di coniugare meglio e più profondamente la presenza e l'uso delle tecnologie. Quello che è successo con lo smart working ha dimostrato quanto tutti i paesi fossero
in fondo pronti per fare dei passaggi del genere, o la maggior parte dei paesi, sicuramente l'Italia, che di colpo si è trovata dal 10% all'80% del personale a lavorare smart working. Quindi ci sono dei momenti in cui gli eventi storici spingono e accelerano il cambiamento. Sicuramente siamo in uno di questi momenti, dobbiamo saperne approfittare nel modo giusto. Un'altra domanda che è passata nella chat toccava il tema della partecipazione, quindi da questo punto di vista volevo ricordare, o magari anche chiedere a Ernesto se vuole aggiungere qualche cosa, l'importanza per il nostro paese di uno strumento nuovo, non tanto dal punto di vista dell'approvazione giuridica, ma dal punto di vista dell'importanza di agire questo strumento, che è quello del dibattito pubblico, che è fortemente legato proprio all'attuazione del PNRR, perché prevede la possibilità per i cittadini di ottenere dalle amministrazioni che devono organizzare le opere, le opere infrastrutturali sono molto presenti nel PNRR a diverso livello, diciamo, di intensità. Quindi questo sarà un banco di prova ulteriore per noi e anche per la nostra strategia, per capire come riusciamo a rendere più universali gli strumenti della partecipazione nel nostro paese. Sappiamo che a livello degli enti locali ci sono tutta una serie di esperienze importanti di partecipazione civica, ma noi dobbiamo riuscire a portare questo anche a livello delle politiche e delle strategie nazionali che impattano sulla vita di tutti i cittadini e di tutti i territori. Prego Ernesto. Infatti, secondo me, Sabina, questo del... Ernesto, non hai il microfono acceso, ecco. Adesso dovreste sentirmi. Sì, ora ce l'hai, sì. Dicevo, il tema del dibattito pubblico, che tra l'altro è stato recepito con modifiche proprio normative che si sono succedute proprio nel corso degli ultimi anni, diciamo, orientativamente intorno al 2017-2018, e tutta poi la parte attuativa, credo che sia esemplificativo proprio di quello che dicevamo, legato a esperienze spontaneiste che vengono fuori da amministrazioni pilota, che in modo volontaristico decidono di portare avanti determinate situazioni. Invece una norma che renda i principi del governo aperto esigibili e allo stesso tempo che dia una cornice per attività assolutamente rilevanti, come parlavamo prima del PNRR, quindi di tutte quelle, di tutte le attività, i progetti previsti dal piano, ecco, credo che sia proprio la chiave di successo, diceva prima anche Alessandro Bellantoni, cioè quando sforiamo la cornice normativa, perché altrimenti siamo sempre, permettetemi, faccio questo paragone con le costituzioni del 1848, ci hanno insegnato a scuola, c'erano le costituzioni ottriate, dal francese octroyé, cioè avevamo un sovrano che era illuminato, e però quel sovrano ci dà gli open data, ci dà la partecipazione, ma come ce l'ha data ce la può togliere, non è un diritto, una pretesa civica. Io credo che noi sfondiamo la soglia del prossimo livello del gioco, dell'open governance, se mi consentite il paradigma proprio col livello del videogioco, se invece di essere ottriato rappresentano i confini e le regole del perimetro del gioco democratico. Beh, allora a quel punto davvero li abbiamo affermati questi principi di valore, quindi sicuramente il dibattito pubblico e la sua attuazione rappresenterà un ottimo test di questo processo produttivo. Sabina, sei in muto. Grazie Ernesto, ci sta anche una domanda abbastanza specifica su OpenPNRR. OpenPNRR è, come dire, un'aspirazione in questo momento. OpenPNRR è la sintesi che abbiamo voluto proporre anche al nostro vertice politico per farle sinteticamente capire che cosa ci interesserebbe riuscire a fare almeno nel prossimo NAP, quindi creare degli strumenti di facilitazione, una sede di confronto, come può essere un forum multi-stakeholder, ma una sede continua che non dovrebbe avere una funzione soltanto per la produzione del prossimo NAP, ma rimanere come punto di riferimento per il confronto su quelle che sono le esigenze che nascono anche dall'evoluzione di questo, diciamo, di questo strumento, perché il PNRR è stato pensato e immaginato in una determinata fase della pandemia, avrà anch'esso delle dinamiche di trasformazione, di approfondimento di quelli che sono i progetti che sono stati realizzati. L'aspirazione è quella di riuscire insieme a co-creare una serie di impegni che
in qualche modo lo accompagnano, ecco, perché il PNRR nella sua struttura di contenuto, come ben sapete, è stato già definito ed è stato anche approvato a livello europeo, ma è uno strumento nelle mani di tutte le amministrazioni e di tutti gli stakeholder che vorranno renderlo attivo. Un esempio fra tutti questo del dibattito pubblico che accompagnerà e dovrà accompagnare la creazione delle opere pubbliche previste dal PNRR, almeno di una parte di queste. Volevo poi chiedere a Francesco Mureddu se da questo punto di vista voleva intervenire per aggiungere qualche ulteriore elemento rispetto alla sua conoscenza di quello che si sta muovendo nel nostro contesto nazionale e di quali sono eventuali collegamenti che lui stesso vede e ci può indicare rispetto all'attuazione del PNRR. Prego Francesco. Sì, allora diciamo che un punto di contatto con l'estero sicuramente si può avere attraverso il team digitale del governo italiano. Infatti il team digitale, ancora prima diciamo di essere strutturato come strutturato al momento, era un punto diciamo importante di contatto anche con realtà estere, con Chief Information Officers dei vari paesi. Quindi sicuramente il team digitale può avere anche una continua funzione di contatto in questo senso. Sì, siamo in contatto con i colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, abbiamo una serie di contatti aperti perché, come è stato ricordato anche dal dottor Angeletti, l'Italia deve affrontare, sta per affrontare anche un ruolo, come dire, di direzione in qualche modo della partnership mondiale di OGP, perché siamo attualmente nello steering committee e siamo la presidenza lato governo entrante per il 2022, quindi avremo anche l'onere e l'onore di portare ai colleghi degli altri stati anche la nostra visione e di avviare anche un processo, questo è qualche cosa di cui abbiamo già discusso con i partner di OGP, di definire una nuova vision per OGP per il prossimo decennio, perché si chiude quest'anno il Global Summit che ci sarà in Corea, sarà un momento, come dire, di riflessione su quello che gli stati che partecipano a OGP hanno potuto finora realizzare, una riflessione che sarà anche aiutata appunto dai dati che l'OECD ha raccolto in questi mesi. E l'idea è quella di capire quali sono gli obiettivi per il prossimo decennio, qual è la vision, qual è la visione, dove pensiamo di poter e di voler arrivare nel futuro. C'è un'ulteriore domanda per Bellantoni, leggo sulla chat, scusate perché mi si è mossa. Alessandro, se l'hai letta, apriti pure il microfono perché è una... Come si misura la componente collaborazione quando si analizzano i processi deliberativi? Interessante capire come avete operazionalizzato nella survey dalla quale scaturiscono i risultati che ci ha presentato. Quindi forse vogliono giustamente capire quali sono gli indicatori che voi avete usato per... Prego Alessandro, grazie Francesco. Alessandro, hai il microfono staccato. Ecco. Due anni di Covid, ancora no, ci dimentichiamo. No, volevo solo dire rapidamente l'idea del garante sulla partecipazione. L'OCSE spinge da tanti anni per la possibilità di avere almeno una persona, un po' come Sabina, un responsabile delle politiche di governo aperto per ogni istituzione pubblica. E chiaramente parte del mandato di questa persona dovrebbe essere anche fare da garante della partecipazione. È un dibattito che ci interessa ed è una delle domande che facciamo nel survey, quindi avrete i dati, ma vi anticipo, purtroppo non ce ne sono molti nei paesi membri di figure di questo tipo, e soprattutto le figure che ci sono responsabili del processo dell'OGP e non dell'implementazione dei principi di governo aperto. Questo rapidamente. Rispetto invece alla domanda complicatissima, ho messo il link, quella su come si valutano i processi di collaborazione e deliberativi, ho messo il link al rapporto sui processi deliberativi, dove c'è tutta una parte lunga, insomma, di metodologia che invito Francesca a leggere e poi se è interessata ad avere più dettagli può contattarmi per email, ma insomma è tutto spiegato in quel rapporto. Rapidamente, giusto per dire, valutare l'impatto della deliberazione è relativamente facile, perché chiaramente il risultato del processo deliberativo è di per sé la decisione presa,
E quindi è molto più complesso valutare l'impatto di processi di consultazione e di partecipazione, perché invece il processo è finalizzato tipicamente dall'amministrazione e nel passaggio dalla consultazione all'amministrazione si perde di solito un po' di efficacia. Grazie. Una domanda, un'ulteriore domanda, Alessandro. La figura del garante della partecipazione, perché una Chiara Pignaris chiede come fa un cittadino a reclamare il suo diritto di essere informato e partecipare alle scelte. Non sarebbe l'ora di prevedere nella PA una figura di garante della partecipazione? La domanda mia a te se esistono figure similari, ma a che livelli? Immagino a livello locale, perché anche noi abbiamo delle esperienze da questo punto di vista, ma a livello locale, che cosa ti risulta a te a livello OCSE? Ottima domanda. Intanto da una buona notizia, il rapporto sulla deliberazione è stato tradotto dalla Fondazione Bassetti, lo presentiamo in italiano fra 2 settimane. Onestamente non mi ricordo esattamente quando, lo stavo guardando, ma magari possiamo dare l'informazione sul sito del Formez dove si metteranno gli interventi di oggi. E ovviamente se mi farà assolutamente piacere che l'informazione possa essere divulgata, insomma, in maniera ampia, perché siamo felici di questa cosa. E rispetto alla tua domanda, Sabina, dipende tantissimo da tante cose. C'è un rapporto che abbiamo fatto, per esempio, sul ruolo dell'ombudsman, del difensore civico in alcuni paesi OCSE, che ha il ruolo anche di garante, perché la partecipazione è inclusa, per esempio, nelle costituzioni del paese. E dipende da come chiaramente questi principi sono e diritti sono recepiti da un punto di vista legislativo o di politiche. Quindi esistono delle figure simili, non sono necessariamente rilevanti. Come sapete, l'Italia non ha una figura di difensore civico nazionale, ce l'ha regionale, insomma, quindi è un po' più complesso. E in più, detto fra noi, insomma, ecco lì anche il discorso è lungo, ma noi miriamo ancora a creare una figura che sia un po' olistica, che guardi a tutti e tre i principi fondamentali: trasparenza, partecipazione e rendicontazione. E questo spesso nei paesi OCSE è recepito in parte dalle commissioni anticorruzione, per esempio, però con un approccio punitivo e di controllo più che propositivo. Quindi è un discorso che va fatto nell'ambito di una evoluzione di come la tematica di open government viene gestita nei paesi, e noi crediamo che la politica nazionale di open government sia proprio lo spazio per decidere all'interno di ogni paese in maniera diversa come definire questi diritti e come assicurarsi che poi i cittadini possano richiederli nel caso non venissero implementati. Grazie Alessandro, sono d'accordo, è anche un po' la nostra idea, perché se alle volte funziona e può sembrare una strategia di successo quella di individuare delle responsabilità interne alle organizzazioni, ce l'abbiamo col responsabile della corruzione, anticorruzione e trasparenza, ce l'abbiamo con il responsabile della trasformazione digitale, per fare alcuni esempi, però in questo tema il rischio è quello dei vecchi responsabili della qualità, per dire, no? Abbiamo anche delle esperienze che ci hanno dimostrato che poi attribuire una responsabilità su una politica che è così orizzontale, trasversale, che deve traguardare tutte le politiche principali di funzionamento verso i cittadini e verso gli stakeholder, non si risolve facilmente con il responsabile di quella cosa. Quindi dobbiamo immaginare e inventare delle strategie diverse. La tecnologia ci aiuta, l'empowerment secondo me è la parola chiave comunque, perché più che essere le amministrazioni che, appunto, come faceva il re un tempo nelle costituzioni monarchiche, che regala, insomma, devono essere anche, come dire, gli stakeholder, gli enti del terzo settore, le situazioni organizzate, non ad avere sede di confronto con le PA e ad esprimere le proprie domande. Dobbiamo trovare i modi perché questo diventi continuo ed efficace. In un paese come l'Italia non è semplicissimo, perché siamo tanti, perché abbiamo un settore pubblico molto ampio, perché abbiamo diversi livelli di governo. È stata citata l'Estonia in uno dei casi non a caso, e la voglio ricitare qui perché l'Estonia come paese europeo è appena da poco entrata a far parte della steering committee del DOGP, e non solo è appena entrata, ma ha anche chiesto di essere, perché è in corso in questo momento il processo di candidatura, sia anche candidata per essere il prossimo governo alla presidenza. Quindi è anche può accadere, facilmente potrà accadere, che diventerà nostro partner nel 2022. Quindi
un paese grande e un paese piccolo possono insieme anche valutare misure diverse, perché certe cose che è facile di immediato fare in Estonia non è altrettanto facile immediato farle in Italia. Dobbiamo chiudere, a tutti dico, intanto ringrazio i relatori per la vostra disponibilità e per la chiarezza. Le domande, diciamo, di tipo operativo che sono arrivate in chat riceveranno comunque risposta. In generale noi diamo conto della tutta la documentazione, le slides che sono state presentate, in questo caso cercheremo anche di farvele tradurre dall'inglese all'italiano. E per quanto riguarda le informazioni relative al prossimo ciclo, chiedo alla segreteria di mettere in video la slides che contiene diciamo i prossimi appuntamenti, in particolare per quanto riguarda il prossimo sulla partecipazione, di modo che tutti possano già segnarsi come save the date le prossime date. Il 7 ottobre dalle 12 alle 13:30 parleremo di partecipazione, il 14 sempre nello stesso orario di trasparenza e integrità, il 19 di innovazione digitale inclusiva e chiuderemo con la difesa dello spazio civico. Questo tema non a caso l'abbiamo messo per ultimo, anche se, come ha segnalato Alessandro, sta diciamo diventando molto importante. È chiaro che non abbiamo in questo webinar parlato molto degli effetti della pandemia e di come la pandemia abbia aperto una serie di files sul governo aperto che probabilmente, soprattutto in paesi di democrazia avanzata come l'Italia, non venivano molto percepiti. Cioè, quando si parla di difesa dello spazio civico a livello mondiale bisogna anche comprendere qual è il perimetro sul quale ci stiamo confrontando. Sono paesi che hanno delle difficoltà enormi a garantire e a tutelare i diritti fondamentali, ma anche l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, con la pandemia ha dovuto scontare la difficoltà, se non l'incapacità in alcuni casi, per i governi, per le amministrazioni non solo nazionali ma anche di livello subnazionale, a livello regionale, l'incapacità di gestire una situazione come questa mantenendo l'apertura che i cittadini richiedono, l'apertura sui dati, l'apertura sui dati dei vaccini, l'apertura sui dati della malattia. Quindi l'importanza che il governo aperto, se fosse stato in qualche modo già compiuto dentro perlomeno i paesi europei, avrebbe dato un'enorme mano a trattare queste tematiche in un periodo così difficile. C'è chi dice che questa non sarà l'ultima pandemia, io mi auguro che invece lo sia, ma sicuramente ci saranno altre criticità legate all'ambiente, legate al clima, legate alle trasformazioni migratorie, che chiederanno a paesi come l'Italia e sicuramente al nostro settore pubblico e al nostro governo saper essere aperto, saper coniugare la capacità di dirigere e di fare scelte che difendano e tutelino i cittadini e la qualità della democrazia, ma nello stesso tempo rimanendo aperto a tutte le istanze di coloro che vogliono partecipare. Io ringrazio tutti per la partecipazione, invito tutti gli interessati a iscriversi al secondo ciclo. Ribadisco che questo ciclo è pensato in maniera verticale, ma come apertura, diciamo, e condivisione, allineamento sulle tematiche per tutti coloro che sono interessati a partecipare al nostro processo di co-creazione. Grazie nuovamente, vi porto i saluti anche del dottor Angeletti, che non ha potuto raggiungerci, impegnato in un'altra riunione, ma che mi ha chiesto, insomma, di ringraziare voi relatori. Ringrazio Alessandro Bellantoni, Francesco Mureddo, ringrazio Ernesto Belisario e ringrazio i colleghi del Formez che ci hanno supportato operativamente in questo incontro. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti.